Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera a tutti gli amici che ci seguono dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda. Sono le 20.30 trascorse da pochissimo. Dunque, benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, il nostro approfondimento, settimana di approfondimento in onda tutti i giovedì sera su Radio Piper, in collaborazione anche con il circuito Radio Science TV di Treviso. Dunque, sono Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV Online. Io innanzitutto ringrazio gli ospiti che sono intervenuti qui in studio, hanno fatto anche un po' di strada, devo dire, perché ci racconteranno come dovrebbe essere tutelato l'ambiente, il territorio, onde evitare danni alle abitazioni, alla gente, a tutto. Allora, noi parleremo, come avete capito, di allagamenti, di problemi di cementificazioni, di fossati che non vengono puliti, fossati che poi alla fin fine succede anche questo, spariscono e quindi con tutte le conseguenze alla gente che fa sacrifici, che lavora dalla mattina alla sera, che paga le tasse e poi si trova l'acqua in casa e in giro di un minuto nemmeno tantissimi danni che emergono. Dunque, in studio da noi qui a Fontana Fredda abbiamo innanzitutto il rappresentante del comitato allagati di Favaro Veneto, siamo nel veneziano, Fabrizio Zabeo, che saluto, benvenuto. Grazie mille, grazie a voi invece per la costante, va bene, aiuto verso anche i cittadini, così per far capire la nostra situazione, ma anche la situazione che mi sembra non stia migliorando. Ecco, ed è su questo arriveremo tra pochissimi secondi. Anzi, no, è il nostro dovere darvi spazio per parlare, proprio perché noi facciamo un servizio pubblico, sebbene siamo freelance, non siamo, come dire, commerciali, siamo dei giornalisti, come dire, che lavorano, anzi ci spendono i soldi, ma ci crediamo su questa, come dire, missione. Quindi da portare avanti nel miglior modo possibile. Poi abbiamo anche Andrea Banin, rappresentante del comitato allagati di Gazzera. Per chi ci segue da fuori, Gazzera è quella, diciamo, zona ad ovest di Mestre. Ti saluto. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, io innanzitutto vorrei partire subito con una domanda secca a Fabrizio Zabello, che ricordo rappresentante del comitato allagati dell'Inter Veneziano. Ecco, cosa è stato fatto, o meglio, quali le ultime novità dopo gli allagamenti, dopo il famoso allagamento del 2007 che andò sott'acqua a mezza provincia di Venezia? Sì, allora è meglio anticipare subito anche e dire che nel 2007 siamo stati 6.500 famiglie più aziende ad essere allagati. Non è che siamo stati pochi, 6.500 famiglie e 40 milioni di danni buttati via per allagamenti in quell'occasione. In quell'occasione, devo ricordare, fu nominato un commissario speciale. Sì. E tanto per ricordare dei numeri, perché poi andremo un po' nel dettaglio per far capire ai cittadini, va bene, anche cosa è successo, cosa sta succedendo, cosa continua. Ecco. Per rimettere a posto il dissesto, avendo avuto a queste barbare cementificazioni, a fossi, perché siamo sì nel comune di Venezia, terraferma veneziana,
ma in realtà sono sette raggruppamenti di frazioni oramai collegate in rete, va bene, da un sistema fognario che non c'è più e da fossi che aiutavano 40 anni fa a queste sette frazioni, mentre ora uno che parte da una frazione va all'altra, tipo da Favaro va alla Gazzara o Marghera, non si trova più nessun campo in mezzo, nessun fosso. Praticamente abbiamo perso, tanto per dire, tutto quello che può essere, va bene, il bacino scolante, ed ecco perché noi ci ritroviamo sistematicamente allagati. Ritorno, i danni di quel 2007, i 40 milioni di danni buttati via per allagamenti, vuol dire taverne inondate, garage, macchine, automobili, 6.500 famiglie sotto, ecco, quelli sono stati solo i danni momentanei, ma per ripristinare una situazione degradata di 30 anni, di 40 anni di cementificazioni, il conto della spesa del commissario ingegner Mariano Carraro a quel tempo fu, ed è facile ricordarlo, 365 milioni. È facile perché equivale, diciamo, alla spesa di un milione per giorno, 365 milioni, dove a tutt'ora sono stati spesi 100 milioni. Vuol dire, ma dopo ne parliamo anche, questi 100 milioni non sono stati spesi tutti in opere, ma in progetti, in cose che non potranno più essere eseguite, sicché abbiamo speso anche soldi per sapere cosa dovremmo fare, ma non essendoci più soldi, perché lo sappiamo tutti, non li vedremo mai. Pertanto metà della spesa è andata su carta, su progetti, e l'altra metà in effetti abbiamo visto qualche, devo dire perché sono concreto e sono sincero, abbiamo visto qualche miglioramento. Però lo conferma il 14 di maggio di quest'anno, va bene, continuiamo con intense piogge o temporali, ma di 10 minuti e un quarto d'ora, ad andare sotto come a pelle di leopardo, una volta a Favaro, una volta alla Gazzara, questa volta è toccata a Marghera. Ecco, era sabato 14 maggio, mi sembra di notte. Sì, sì, infatti. Ecco, ed è toccata al nostro, diciamo, rappresentante del comitato allagati, va bene, Catene Valesella, che è un quartiere, una zona, va bene, di Marghera, ad andare sotto di brutto con varie vie, ecco, e varie, ecco, allagati. Ecco, ecco, lo ricordiamo, Giordano Bruno, anzi, che colgo l'occasione di salutarlo perché ho avuto modo di conoscerlo. Ecco, cosa è successo a Giordano Bruno? Si è ritrovato con l'acqua davanti. Ecco, se magari, ecco, io chiedo ad Andrea del comitato allagati della Gazzara, ecco, se ti può raccontare cosa è successo a Giordano Bruno. Insomma, ancora acqua attorno alla casa. Infatti, a quanto conosco la sua situazione e posizione, è un contesto molto simile al nostro, alla Gazzara, nel senso che lui si trova a confine con un parcheggio, chiamiamolo, sì, così, dove ci sono, diciamo, ad una cementificazione che scarica acqua, esatto, lui magari è più basso del parcheggio, più basso, esatto, si trova di fronte a questa, un po' come le strade, mi viene in mente, faccio un piccolo riferimento alle strade dove c'è l'abitazione di Fabrizio Zabeo vicino, esatto, al centro sportivo, sì, di Favaro, sì, Veneto, hanno fatto questa cementificazione, hanno alzato e tutta l'acqua scaricava ecco. Ma quanto sembra da quei momenti di sabato scorso, lui si è trovato con una quantità d'acqua molto elevata e con senza nessuna possibilità di sfogo. E tipo uno stagno, uno stagno, ecco, si verifica questo tipo uno stagno in centro cittadino, sostanzialmente, esatto. Da quanto poi ci raccontava, questa situazione, questa ristagno d'acqua è rimasto lì per un bel po' di tempo, sì, per 48 ore. No, diciamo che la prima, ed è questo anche un altro quesito che poniamo, sì, perché noi siamo praticamente prigionieri
di idrovoli. Idrovoli per i radioascoltatori sono pompe enormi, cioè che vanno da 3, 4, 6 metri cubi al secondo, specifico al secondo. È come, nel 2009. Esattamente, è come dire una idrovora, è come dire se faccio questo esempio, ecco, una stanza normale di 2 metri per 3 metri per 2 di altezza, va bene, questa idrovora è come se succhiasse quest'acqua in un secondo e la lanciasse nelle fosse, cioè in canalizzazioni pronte a portare, perché noi comunque qui nel comune di Venezia abbiamo le fognature che sono sotto il livello del mare, e sembra di no, ma avendole a un metro e mezzo sotto, due metri, e noi siamo già a un metro d'altezza a livello del mare, le fognature devono essere scaricate meccanicamente. Cioè non c'è più nulla di normale, di naturale. Certo. Se non ci sono le idrovore, se le idrovore non funzionano, noi siamo alla gatta. Allora, due domande. Prima ad Andrea. Allora, cosa si prova in quel momento che ti vedi l'acqua arrivare in casa, psicologicamente? Che poi rimane questa paura, no? Fobia. Rimane, sì, ed è rimasta. È tutto... Ecco, giustamente Fabrizio ha dato l'aggettivo più qualificato, cioè rimane, diventa una fobia, come cioè, appena si annuvola hai paura, insomma. Sì, sì, non sai come vai a finire. Che non si sa come si va a finire, esatto. Sì, no? Poi logicamente nel tempo noi ci siamo organizzati da soli, nel senso abbiamo cercato di proteggere gli ingressi con sì. delle paratie, un po' come succede a Venezia in centro storico, e, però all'arrivo del messaggio di allerta meteo parte subito questo, questo senso di disagio, disagio sì, di nervosismo, magari sei al lavoro, vedi il maltempo che arriva e tu non magari puoi... all'improvviso e non puoi chiudere l'azienda per andare a casa, sei infatti, lì che ti infatti, tocca. No, sì, sì. Vedere... Ma questa sensazione ti accompagna sempre, anche di notte, basta un tuono sì. e già ti svegli e sei sveglio come fossi durante il giorno, proprio immediatamente. Certo. Tante cose, Giordano Rudo dovrà essere qui in studio con noi, però ho visto cosa è successo. Perché non è mica semplice, quando trovi l'acqua in casa, rischi anche di farti male. Ma in effetti Giordano Bruno non è qui perché da quel giorno è molto molto deabilitato, schiena e sciatica, perché la sera poi tu diventi veramente, quando quella era la sera, comincia il temporale, comincia a mettere le paratie, comincia a vedere che comunque l'acqua sale, comincia a vedere che le paratie, sì, perché non è che puoi mettere paratie da 70 cm, comincia a vedere che qui non ce la farai, non ce la faranno, e a un certo punto l'acqua entra, ma tu hai già sollevato tutto quello che potevi dal garage, sforzi enormi, oggi non c'è Giordano Bruno perché in realtà va bene, sta pagando, va bene ancora con la schiena e con la sciatica, quel famoso, tanto per dire quante varianti hanno gli allagamenti, ecco perché io dico la fobia dell'allagato, lo può provare solo chi è stato allagato, certo. E vediamo la disperazione di quelli. Adesso sono 10 anni che vediamo che è proprio un degrado generale in tutta Italia di questo tipo, non passa un giorno che sentiamo. Poi abbiamo che il clima, che noi abbiamo provocato in questa maniera, non sta dando certo una mano, e allora doppiamente vediamo che dove, e le chiamano le bombe d'acqua, dove c'è un temporale, non è più come un tempo che prendeva una zona più ampia, no, a 1,5 km, cioè questa la chiamano oramai bomba, perché cade come una bomba un'enorme quantità di acqua, ma per noi vi diciamo che oramai abbiamo le fognature che non esistono praticamente. Perché? Perché in 40 anni hanno cementificato, hanno creato, come vedevamo, noi eravamo con la nostra casa è del 60, pertanto avevamo un livello che si chiamava livello di campagna, solo che ci troviamo attorno le costruzioni nuove, i palazzi con 3-4 piani 5 che intanto li hanno rialzati moltissimo e hanno già 70 centimetri di diversità per quanto riguarda il piano, pertanto abbiamo anche l'acqua che gli piove sia dal tetto che invade noi, tutto perché non c'è stata una regolamentazione, c'è stato un abuso di costruzioni
e adesso si trovano ad andare sotto anche loro, perché si trovano con i garage comunque, i garage sotterranei, che vanno in crisi. Ecco, ecco, se posso integrare quello che dice Fabrizio, Andrea Vanin del comitato legati della Gantera, prego. No, mi sembra però che Fabrizio non sia vista come una priorità quella della salvaguardia del territorio, nel senso, sì, si costruisce, si cementifica logicamente dove, dove serve, no? Però il fatto di prendere delle giuste precauzioni e quant'altro, che non sia una cosa che sia messa in primo piano. Sì, quindi si fanno interventi fine a se stessi, che non hanno nessun legame con, non so, un piano generale, un piano per fare in modo che sia tutelata la gente. Tutelata la gente. E vogliamo spiegare tecnicamente anche la, scusate se uso furbata, perché poi parleremo anche di tecnici, sono stanco di parlare dei politici, va bene? Poi, però la furbata in comune nostra l'hanno fatta dicendo: ma noi facciamo l'invarianza idraulica, un bel termine, invarianza idraulica per loro intendevano, ma se noi costruiamo un nuovo palazzo, facciamo in modo che tutta l'acqua che cade per un quarto d'ora, 20 minuti, quel palazzo se la tiene, palazzi diciamo 80, 70, 50 appartamenti, figuratevi che grande superficie, se la tiene perché attorno o fanno delle tubature enormi dove terranno quest'acqua, o fanno delle vasche di prima raccolta, vuol dire, non so se avete visto anche in certi comuni più virtuosi, fanno i giardini dove dove mettono un po' di cioè c'è un abbassamento di terreno, una vasca, un fossato tipo, dove questo dovrebbe accumulare quei famosi temporali di 10 minuti ma intensi. Ecco, io dico, l'invarianza idraulica l'hanno chiamata, è un falso, ma lo sapevano già i tecnici, perché già su un sistema come il nostro, che è già deficitario da 10 anni, 20 anni, tu con quella scusa continui ad aggravare, e poi diciamo, chi è che farà la manutenzione? Perché questa vasca che vi dicevo che dovrebbero fare i palazzi, è un qualcosa a sé stante che nessuno va a controllare se poi piano piano la pompa andrà a buttare fuori l'acqua. Ecco, pertanto ce le troveremo riempite, nessuno controllerà quei tubi di acqua oramai in marcia, scusate, piena di zanzare, di topi, va bene, che non hanno portato altro che un ulteriore degrado. Ecco, ecco, pertanto si sono riempiti di invarianza idraulica, nuovo termine, ma giocando sul fatto che dovevano continuare le cementificazioni, e abbiamo visto cosa è nato anche in questi 10-20 anni di costruzione di capannoni, di case. Ci siamo svalutati tutti, abbiamo messo i soldi, va bene, invece che sul lavoro e su altre cose, li abbiamo messo su pietre inerti, anzi pesi per qualcuno, oltre a noi allagati, che ci siamo trovati ancora più allagati. Ecco Fabrizio, io intanto ricordo per chi si fosse sintonizzato che state ascoltando Radio Piper Fontana Freda, che modula sui 93.8, 88 e 800 per tutto l'Alto Adriatico, in stereofonia, in collaborazione anche con il circuito Radio Saius di Treviso. A tale proposito saluto al mixer di Fontana Freda Rosario Moreno, scusate, al mixer di Fontana Freda Paolo Gavasso, e alla regia centrale di Treviso Rosario Moreno. Dunque, detto questo, volevo farti una domanda, Fabrizio. Ecco, come si fa, tu mi hai accennato delle idrovore, nel 2009 sono state potenziate, ma come si fa a avere, diciamo, la sicurezza che queste idrovore effettivamente entrano in funzione durante un evento di notevole intensità? E qui dovremmo chiederlo, perché molte volte
siamo rimasti col dubbio e non abbiamo avuto le prove, ma lo sappiamo anche a casa nostra, la pompa, dico generalmente, ma può essere anche per qualsiasi macchinario, se tu in un sistema come il nostro, dove oramai siamo in mano alle pompe, all'elettricità o al gasolio che non c'è, o addirittura a un messaggio telefonico, possiamo oramai nelle mani di molte cose, e io dico gli inghippi che abbiamo aggiunto, inghippi, sì. Perché siamo d'accordo che i meccanismi aiutano, però io preferivo i fossi, i fiumi puliti, io a troppe chiuse e in rovore, non è che abbiamo visto che hanno risolto i problemi, e l'abbiamo visto in tutta Italia cosa succede poi quando l'acqua riprende i suoi percorsi e i fossati non ci sono più per incanalare quell'acqua in eccesso, perché il tempo è così. Quindi il problema non è solamente qui del veneziano, questo è un esempio che stiamo lanciando, ma sì, è a livello nazionale. Esatto, noi, però l'ho detto prima, noi, nel senso di dire, noi, per noi sono indispensabili, pertanto meno inghippi si mettevano, meno problematiche si mettevano, più probabilità avevamo di non essere ragazzi o di non trovarci in questa situazione. Per questo dico, e qui allora quasi quasi Andrea, se tu un po' fai la storia di come, partendo dal 2006, l'anno prima del grande allagamento, perché nel 2006 noi avevamo avuto un allagamento che, tanto per far capire ai nostri radio ascoltatori, casa mia l'acqua era arrivata alla sedia, e l'abbiamo filmato al contrario, nel 2006 alla sedia, faccio un esempio, vuol dire erano soli 40 centimetri, dico soli, ma ecco, poi l'anno dopo e lì eravamo stati 1800 famiglie ad essere, allora con 40 centimetri alla sedia a casa mia, perché sapete che l'acqua fa livello, ecco, eravamo in tutto il comune di Venezia 1800 allagati. L'anno dopo, passato un anno che noi comitati allagati 23 eravamo, ecco, ora molti sono scomparsi perché ci vuole anche comunque, e qua dico, per la partecipazione bisogna mettere qualcosa, cari cittadini, bisogna che partecipiamo, non dobbiamo avere i rappresentanti, ma dobbiamo anche tener conto di aiutare questi rappresentanti a tenere botta, sì, infatti, per tenere vivo questo argomento, perché sembra un po' sottovalutato e tenuto un po'. Quindi tu giustamente dici, facciamo leva sui cittadini che sono presenti, che partecipano, che diano anche manforte a coloro che sono in prima linea. Che anche stanno... perché a quanto percepisco questo, cioè alle istituzioni fa comodo che non si parli molto, è un argomento scomodo, comporta. Sì. Il coinvolgimento forte da parte dei cittadini, ma anche da parte delle istituzioni, cioè chi dovrebbe, non so, realizzare determinati lavori e quant'altro. Questo... io infatti ricordo che ogni tanto facevo, come si vuol dire, capolino in qualche incontro alla municipalità, e vedevo più o meno le stesse persone che andavano da un minimo di, non sto scherzando, minimo di 60 anni fino a 90, perché ricordiamo che abbiamo anche dei personaggi attivi che sono sempre con le antenne molto alte, per quanto qualcuno può dire ma ormai sono anziani, cosa vuoi, invece sono sempre presenti e cercano sempre di dare una mano ai rappresentanti dei comitati. Abbiamo proprio uno qui a poche centinaia di metri dal nostro studio, ecco, quindi voglio dire, dove sono gli altri? Ecco. Ma diciamo, voglio capirli, nel senso che voglio dare una spiegazione, e lo sanno i radioascoltatori, siamo tutti indaffarati, io parlo di quella fascia dai 25 ai 45 anni, sono quelli che corrono, non parliamo delle donne, ecco, che corrono tre volte di più, e pertanto noi che siamo un po' più grandicelli, va bene, lo capiamo questo, basterebbe comunque partecipare anche quel poco, soprattutto io dico chi ha quel problema, noi siamo comitato allagati, faccio leva sugli allagati, in fin di conti 6.500 persone sono state allagate, potenzialmente non è stato risolto il problema, lo dimostra il 14 di maggio, va bene, Marghera,
sono andate sotto varie vie e decine di persone hanno risubito quel problema. E Giordano Bruno lo sa che a casa va bene con la sua schiena rotta e con quanta cosa è buttata via ancora. E questo è successo per il Leopardo dal 2007, dal grande allagamento, dove dalla sedia io l'ho avuto al tavolo, e dal 1800 che eravamo in tutto il comune di Venezia siamo passati, come dicevo, a 6500 famiglie allagate, ecco, 40 milioni di danni, vuol dire un intero sistema idrovoro buttato via in una giornata, soldi mai più recuperabili, ma quanta fatica e quanti pianti. E mi ricordo quella sera che eravamo anche noi presenti a riprendere le immagini che parlano molto, esatto, chiaro, insomma, l'acqua al tavolino di casa, di cucina, cioè, ecco, da qui si può capire i danni che... Esatto, e noi siamo venuti fuori anche sui giornali, perché quel famoso 14 maggio che è fresco, 10 giorni fa, va bene, noi eravamo già, intanto avevamo fatto un appello enorme, i giornali, e ringrazio i giornali anche oltre alla radio, e ci hanno dato veramente una spazio e visibilità, ma il 21 di gennaio scorso noi avevamo detto, guardate, e qui dico Comune di Venezia, guardate Consorzio, guardate chi gestisce le fognature, in questo caso Verita, dobbiamo incontrarci perché ci state trascurando, non ci state dicendo cosa state facendo. In pratica lo sappiamo che non ci sono soldi, ma molte volte abbiamo dato delle idee in modo che i soldi vadano mirati su certe cose, non così a pioggia come succede con la pioggia, in modo che faccio finta di darli a tutti e non risolvo niente, perché devo, come si faceva una volta, che qualcuno tirava più lenzuolo verso la sua parte o la coperta, ecco, e allora si facevano dove protestavano di più. Non stiamo facendo questo, avevamo detto non lo stiamo facendo perché vogliamo noi lavori, vogliamo che si continui una certa, va bene, diciamo via che aveva segnato il commissario ingegnere Carraro all'inizio, dove comunque ogni 3 mesi ci si incontrava e si vedeva cosa si era fatto e dove erano le difficoltà. Ecco, questi appuntamenti dove sono andati a finire adesso? Guarda, sono 2 anni che noi supplichiamo, scomparsi, tutti scomparsi. Il giorno dopo però che veniamo allagati, allora veniamo richiamati dicendo guardate che abbiamo, non vi... cosa? Ci sono 2 anni che vi supplichiamo. In questi incontri che si parlava appunto e si cercava di stare brutta parola, col fiato sul collo a queste rappresentanti però a questi responsabili pardon, della gestione idraulica, esatto, e quindi voi vi raccomandavate a loro, ci fate un bel lavoro per evitare che per tenere esatto, cercate... dare una continuità a questo lavoro. Se poi noi, almeno noi, non abbiamo visto grossi cambiamenti, alla Gaza per esempio è stata inaugurata un'idrovora vicino che all'arrivo del Rio Cimetto che recapita le acque di piena nel Mar Zenego, basta, poi altri interventi legati comunque a dei progetti che erano previsti per la Gazzera non si sono visti. Se poi ci si limita a far vedere i lavori di facciata, come per esempio la pulizia delle caritoie, che sembra sia chissà che cosa, che intervento, quando però in realtà, d'accordo, sono utili, ma sono più necessarie le fognature, certo, che funzionino e che siano ben manutentate, che siano dei controlli, che siano sempre le gratte libere. D'altronde l'agenzia paga le tasse non per niente, ma perché vuole anche un servizio di ritorno, e un servizio che sia fatto in maniera seria e concreta. Dunque noi in questa trasmissione abbiamo voluto mettere in luce un problema che non è solamente qui del veneziano, lo ripeto ancora, anche perché poi ci sentono oltre, diciamo, ambito locale.
ma è un problema che riguarda un po' tutta la nostra penisola. Quindi, da quello che ho capito, almeno questo è il ritornello che sento, la causa principale sono queste cementificazioni barbare, che appena si individua una zona verde è motivo subito di farci qualche cosa. Adesso vedo anche dei lavori, ad esempio all'uscita di Casa Sussile di A27, che gli erano tutti i campi, adesso anche lì vedo che ci sono in corso dei lavori che in sordina piano piano vanno avanti e i campi spariscono. Allora, se volete aggiungere, siamo già fuori tempo, sì, massimo brevemente, ma per correttezza vi consultavate un attimo, sì, allora, no, vi do l'ultima parola a voi. Per correttezza, nel senso che dobbiamo, chi gestisce l'acqua, bisogna capirlo bene, nel senso che ci sono varie gestioni, tipo nel comune c'è chi gestisce la fognatura, chi gestisce come i consorzi, i fiumi, l'acqua, i canali, quelle cose là. In realtà noi in comune di Venezia, bisogna dirlo, noi siamo allagati dalle fognature che non funzionano, da lavori che non sono eseguiti per 40 anni, aggiungendo problemi a problemi già esistenti. Come dicevo prima, noi eravamo 7 frazioni unite, va bene, addirittura eravamo 7 comuni piccoli. Con il comune di Venezia, Mestre, diciamo, ecco, terraferma, ma è Venezia, hanno fatto bene la città metropolitana già tantissimi anni fa. Però con l'idraulica hanno fatto un buco nell'acqua. Perché? Perché hanno unito, va bene, in un unico sistema, va bene, 7 sistemi a sé stanti, dove ci troviamo che l'acqua molte volte, anziché andare verso il mare, ritorna verso... è difficile pensarlo, ma ritorno, va controcorrente, perché alle spalle ho un, e difatti ecco perché si chiamano valeselle, lo diciamo, ho la frazione che è più bassa e che è dietro di me, perché eravamo anche noi 300-400 anni fa, 500 anni fa, laguna, pertanto abbiamo aree depresse, ecco le valeselle, sì che ci troviamo, e qui bisognerebbe anche dire, qui se ho un minuto, dire, bisogna rimettere e ridare ai tecnici la responsabilità che hanno, perché io non tolgo niente alla responsabilità dei politici, ma i politici passano, i politici promettono, perché anche il nostro sindaco attuale, va bene, in campagna elettorale un anno fa ha promesso a Favaro un idrovora, gli presenteremo il conto. Il conto era, va bene, il volantino che aveva, ed è stato eletto con 6.000 guarda tu, 6.000 voti di scarto. Io direi, tu se prometti idrovore, penso tu abbia avuto i voti degli allagati, mentre non ho più, non ho, i conti tornano, ma non ho più sentito parlare, pertanto io presenterò il conto della spesa non al comune, al sindaco, dicendo qui lei ha questo foglietto, io non lo risentiamo da un anno. Non li sentiamo da un anno e continuiamo ad andare sotto. È questo che volevo dire. Allora, anche comunque, oltre ai politici che promettono e poi non mantengono, va bene, è ancora peggio non essendoci soldi, ma i tecnici sono pagati e devono alzare la mano e dire, io ste schifezze non le firmo, perché hanno una responsabilità. Sì, no, adesso vedremo un attimo anche di capire. Questi tecnici, quindi un appello, insomma, che voi volete fare a tutte le istituzioni, che stiano attenti al territorio per salvaguardare le vostre abitazioni, quindi i quartieri, le città, insomma, ecco, più attenzione al territorio, certo, quindi voi chiedete questo, una cosa, certo, diciamo, ovvia, insomma, ecco, che giustamente va messa in luce. Esatto. Io chiudo con diciamo così, una piccola indicazione e segnalazione che do agli ascoltatori, soprattutto della vostra zona dell'Interveneziano, che si parla di cementificazioni e c'è in programma, io so, nella zona la butto lì e poi chiudiamo perché siamo nettamente fuori tempo massimo, c'è l'idea di fare una mega cementificazione su zone anche che sono più basse rispetto alla laguna. Faccio riferimento alla zona dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, Venezia, ecco, lì ci sono tante
tanti progetti, è una zona delicatissima, una zona anche verde, che sappiamo che i verdi sono coloro che i filtri per l'aria, abbiamo problemi di inquinamento in queste città qui, quindi è bene che ci siano queste in periferia, queste zone rimaste incontaminate. Ecco, cerchiamo dunque di voler bene ai nostri figli, chiuderei così io. Allora, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltati, che ci hanno ascoltato, ringrazio alla regia a Fontana Fredda Paolo Gavasso, alla regia centrale di Treviso Rosario Moreno, che grazie proprio a Radio Sirius e a tutto il suo circuito che questa trasmissione viene ripetuta gratuitamente appunto su Sirius Network. Grazie anche a voi che ci avete seguito, ringrazio gli ospiti per essere venuti qui in studio. Grazie a voi. Quindi Fabrizio Dabero del Comitato Allagatti di Favoro Veneto Venezia e Andrea Vanin del Comitato Allagatti della Gazzera Mestre Ovest. Un saluto a Giordano Bruno, auguri di pronta guarigione. Buonasera a tutti, linea ora alla programmazione musicale. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.